Buonasera a tutti, benvenuti, benvenuti alla 24esima puntata della nostra sanità. Serata di calcio, serata di finali, Roma è deserta, ma noi siamo qui assieme a voi per parlare come sempre di sanità e salute. Parliamo di questo vaiolo delle scimmie che incomincia a diffondersi in Europa, si sta diffondendo. E da dove proviene? Come mai si è radicato nel nostro continente quando poi è una malattia prevalentemente africana? E andremo a vedere bene o male che cosa sta succedendo. E, i dati sulla pandemia, i dati sono ovviamente in calo perché in modo stagionale, insomma, cioè la stagionalità dell'estate porta sempre a una diminuzione, però purtroppo salgono oggi i decessi. E poi affronteremo un altro problema che abbiamo visto la settimana scorsa, quello della violenza sui medici. Lo riaffrontiamo perché ovviamente siamo andati a vedere qualche sfaccettatura, siamo andati a vedere qualche episodio e vedremo perché. Perché a distanza di un po' di tempo, a distanza di qualche anno, la legge che è stata fatta praticamente non ha sortito minimamente nessun effetto. Lo vedremo questa sera alla nostra sanità sigla. Aumentano i contagi da virus del vaiolo delle scimmie nei paesi europei. Nel mondo si contano già 80 casi confermati. Anche in Italia l'infezione ha fatto registrare altri 2 casi che si aggiungono al primo, confermato in settimana. Si pensa che il vaiolo della scimmia abbia una trasmissibilità moderata tra gli umani. La probabilità di un'ulteriore espansione del virus attraverso contatti stretti, come l'attività sessuale, è alta. Il vaiolo delle scimmie, detto anche monkeypox, si può trasmettere anche tramite un contatto con secrezioni respiratorie e lesioni cutanee. La casa farmaceutica SIGA Technologies sta già lavorando su un antivirale. Questo medicinale è stato sviluppato con il patrocinio del governo americano. In primo luogo per essere stoccato nell'eventualità di un ritorno del vaiolo o di un suo possibile uso come arma chimica. Questo farmaco è efficace contro un gruppo specifico di virus, il vaiolo, il vaccini a virus e anche il vaiolo delle scimmie. È stato approvato negli Stati Uniti con il nome di T-Pox ed è stato recentemente approvato dall'Agenzia Europea per i Medicinali per trattare tutti gli Orthopox virus, incluso il vaiolo delle scimmie. Sono molto ottimista. Il primo caso di vaiolo delle scimmie in Europa era stato notificato esattamente un anno fa nel Regno Unito, su un paziente in provenienza dalla Nigeria. Allora, avete visto, vaiolo delle scimmie, che ovviamente però ha le caratteristiche del vaiolo quello normale, quello di cui ci siamo vaccinati. Dottor Sabatini, buonasera, benvenuto. Grazie, dottor Piero, buonasera a lei, buonasera a tutti. Sì, ma le scimmie pare che non c'entrino niente. Il vaiolo perché? Perché le macchie sulla pelle somigliano un pochino vagamente a quelle del vaiolo, quindi c'è questa assonanza. Però non ci bastava la pandemia con le sue varie varianti, scusate il bisticcio di parole, non ci bastava la guerra e ci serviva qualcosa in più per rallegrare, no, le nostre giornate di medici
indaffarati o nullafacenti, a seconda dei punti Ah, di beh, vista. quello. Allora, poi abbiamo in collegamento il dottor Buono, perché spieghiamo la questione del collegamento. Allora, in questo momento si sta svolgendo a Roma la finale della conference, e quindi, però non è che la finale della conference si svolge a Tirana e quindi Roma è vuota, no. Si svolge a Tirana, però c'è lo stadio olimpico che praticamente ha quasi 68.000 posti presi con i maxi schermi, con la gente avanti e dietro. E quindi, dottor Buono, quando si è voluto permettere di venire qua, si è trovato un muro di auto e io gli ho detto: guarda, Francesco, lascia, tira indietro e facciamo il collegamento. Dottor Buono collegato, buonasera! Buonasera, questa volta sono io l'ospite collegato, un'esperienza nuova. Spero che audio e video funzionino Perfetti. a dovere. Io sono, sì, c'ho qui il router alle mie spalle. Che dire, sì, c'ha ragione il dottor Sabatini, effettivamente non ci stiamo facendo mancare nulla. Pare veramente una triade 2020, 21 e 22 disgraziata sotto tanti punti di vista, la guerra, un'epidemia, questa che, ecco, certo, non è un'epidemia, cominciamo subito col dire questo, ma intanto abbiamo dei casi accertati. È interessante notare come si sia partiti subito con la sperimentazione degli antivirali, cosa per cui invece per tutta una serie di motivi tecnici c'è stato un pochino più di ritardo per il coronavirus. Speriamo che, date le diverse modalità e la diversa diffusività, possa veramente farsi un tracciamento efficace. Noi sappiamo che questo tracciamento in realtà lo abbiamo perso tanto tempo fa per il Covid. Speriamo che almeno su questa nuova infezione possa essere efficace. E l'avete visto a fianco del dottor Buono, passiamo da Roma a Milano. Il dottor Miserendino, benvenuto, buonasera. Un saluto C'è da meno Milano. traffico là di noi che qua a Roma, siamo un disastro. Beh, sì, diciamo che è molto diversa la situazione. Il traffico c'è stato domenica scorsa e che è serenata, e Infatti che la vedo poi però ombreggiata di adesso. rossonero, dottor Miserendino. E a tempo debito metterò qualcosa che. Ah, beh, ce lo fa vedere alla Bene, fine allora, bene, guarda. bene. Esatto. La Ma indosserà. diciamo, per quanto riguarda i temi del giorno, penso che il vaiolo delle scimmie sia un ottimo banco di prova per gli antivirali, e bisognerà anche un po' cominciare a familiarizzare, visto che continuano ad arrivare epidemie, pandemie sconosciute, mai viste o comunque poco viste finora. Per cui sicuramente dal punto di vista dei farmaci ne vedremo delle belle, dal punto di vista dell'epidemia speriamo di no, ecco, in questo caso. Ecco, diciamo una cosa che se andiamo a vedere, ovviamente se il primo impatto col coronavirus è stato traumatico perché c'è questo virus che mutava, altamente mutageno, insomma, quindi che bisognava corrergli dietro, pare che questo vaiolo delle scimmie non sia poi tutta questa mutagenità, cioè era il vaiolo quello famoso, rimane più o meno lo stesso, il vaccino di prima vale per adesso, qualche antivirale c'è perché hanno detto che l'hanno fatto per la guerra batteriologica, quindi probabilmente il dottor Sabatini ci dà un attimo un po' più di respiro, probabilmente da questa cosa, rispetto allo tsunami del Allora, Covid-19. gli studiosi, se ho ben capito, dicono che questa forma infettiva è endemica solo in certe regioni dell'Africa, dove lo è da tanti anni. Gli ultimi casi noti, pari, o i primi casi noti, pare che debbano risalire intorno al 2006-2008, quindi è un'infezione che non si è mai sviluppata. Pare che poi il dottor Miserendino ce lo dirà, perché lui, pur da non medico, ha scritto un articolo bellissimo sul suo giornale con le caratteristiche di questa malattia, che però tende a guarire da sola. Pare che qualche preoccupazione ci sia per i bambini, perché poi di fatto non sono vaccinati, no, dottor Pirro? Sì, perché fino al Mentre noi 1981, anziani sì, no, lo fino al siamo. 1981 noi avevamo la vaccinazione obbligatoria, mi sembra che era. Noi anziani siamo tutti quanti vaccinati. Abbiamo il segno poi, perché lasciava Una quella cicatrice cicatrice visibile. visibile sulla spalla, no? E per questo probabilmente è un qualcosa di differente rispetto a quello. Poi, oltretutto, questo l'abbiamo
lo stiamo provando e questo lo chiedo al dottor Buono. Ci siamo un po' fatti le ossa con il coronavirus, perché adesso questo più o meno le linee di indirizzo sono quelle: intercetta, metti in quarantena, segnala. E i DPI sono gli stessi poi alla fine, non è che ci dà tutto questo cambio, insomma. Anzi, dovrebbero esserci delle, diciamo, maggiori chance di poter demarcare. Per questo nell'introduzione dicevo che il tracciamento qui forse ha più possibilità di essere attuato per quelle che ne sono le sue caratteristiche. E non bisogna cadere nel tranello, perché purtroppo le cose che si dicono all'inizio sono cose che poi restano di più. Siccome all'inizio si è detto, si è parlato di rapporti sessuali, si è parlato anche di determinate, diciamo, tipologie, questo qui poi si è corretto il tiro, si è parlato più giustamente, più appropriatamente di fluidi e secrezioni corporee. Ecco, cerchiamo di evitare di classificare una malattia come una malattia che si trasmette soltanto attraverso una via, perché rischieremmo poi di essere colti in contropiede. Molto più puntualmente, questa rettifica credo che sia stata diffusa e si stia diffondendo nel modo giusto, quindi la cautela, quindi i DPI. Siamo, è il caso di dire, vaccinati in senso stretto, noi più grandi. Vaccinati in quanto ad abitudine ad avere determinate cautele, determinati pattern operativi con le malattie infettive, ce lo siamo fatto. Abbiamo fatto una discreta gavetta e anche forse qualcosa in più con il coronavirus. Speriamo comunque che possiamo aver espresso dei concetti facilmente digeribili da tutti, lo dico come comunità scientifica. E speriamo anche in buone notizie, che cioè non cominciamo ogni giorno ad avere un secondo bollettino con diffusioni varie. Ecco, forse l'occhio un po' più attento ai rash cutanei è giusto farselo. Quindi invito chiunque sia interessato ad andarsi a documentare, cercare, come questa è stagione È un in po' cui ci una, ecco, sono papule, ponfi, è cerchiamo di una, è capire. quasi come una varicella, per dare un'idea, un pochettino più, eh? Sì, quindi Possiamo caratteristiche dire un po' di questo? evolutività, possiamo Ecco, dire noi. questo, che magari non ci dobbiamo aspettare tutte quante lesioni, tutte allo stesso livello di maturazione, ma in fasi evolutive diverse. Allora, ecco. E come dice a Roma, drizzare le orecchie quando si dice mi sa che mi hanno punto tantissime zanzare perché ho tutto questo sfogo improvviso. Ecco, cerchiamo di essere attenti. Allora, io ritorno a Milano da Miserendino. Facciamo intanto da vedere l'articolo che ha scritto e che io me lo sono letto tutto, mi ha anche citato nel mio, lo ringrazio della citazione. Eccolo qui: vogliamo delle scimmie, come intercettare i casi, come gestirli. E qui sono state date le indicazioni per i medici di famiglia, ovviamente, perché sono i primi poi che hanno l'impatto sul territorio. E quindi sulla trasmissibilità, eccolo qui che si passa da una trasmissibilità tra uomo che fa sesso con un altro uomo, che questa qui la dizione non è la mia, ma è la dizione dell'OMS e dell'Ente Europeo per Malattie Infettive. E poi adesso si passa anche per via aerea. Dottor Miserendino, questa questione della provenienza sta passando attraverso anche ad un politicamente corretto, vedo. È un problema perché già con l'AIDS abbiamo cominciato con questo tipo di musica e poi abbiamo dovuto correggere il tiro perché la promiscuità era in realtà legata magari di più a tossicodipendenza, eccetera. È chiaro che poi ci sono i vari distinguo, però quando si parte subito attribuendo ad eventi o a persone o ad abitudini le cose, poi si rischia di fare dei grossi errori dal punto di vista soprattutto della prevenzione, perché magari gli altri dicono: "Ma a me non mi tocca". E invece qui c'è un problema di questo tipo, cioè è possibile che ci sia una piccola variante che abbia creato una maggiore contagiosità, e come è possibile che non ci sia? E ancora mi sembra sotto indagine la cosa. E invece c'è un'altra cosa che io spero non accada, ma che
di fronte alla quale bisogna comunque essere pronti. Il vaccino contro il vaiolo, finito nell'81, potrebbe essere durare in eterno come protezione, potrebbe anche non durare in eterno. È chiaro che qui uno non fa il menagramo così, però i dubbi si pongono, è normale porseli. Questo Naturale. è quanto. Dopodiché, direi insomma, fare come ha fatto il Ministero, cioè quell'articolo lì che ho fatto io, in realtà è un grosso favore che è stato fatto da alcuni medici di medicina generale ai loro colleghi. Fra l'altro era doveroso citarla perché gli alert sono più di uno e sono personalizzati, quindi c'è un lavoro bottom-bottom che ha un certo senso. Adesso è arrivata una circolare ministeriale che completa il quadro che FIM già ha dato, cioè dice: attenzione, considerate focolaio ogni singolo contagiato, quindi alza un attimo il livello di guardia e direi che è importante perché in questo momento noi non ne sappiamo molto. In effetti non ne sappiamo molto, però piano piano anche dalla Spagna ci arrivano delle informazioni, perché pare che tutti, non solo dalla Spagna, anche i casi italiani, tutti sono riconducibili al Gay Pride che c'è stato a Tenerife, no? Dove c'è stata questa manifestazione e tutti quanti inizialmente provenivano da lì. Però poi alla fine si è visto che il contagio non è per via sessuale, ma per via fluidi corporei, quindi hanno cambiato giustamente, come ha detto, l'impostazione. Però dobbiamo dire che la causa scatenante principale proviene da Tenerife, perché tutti sono da Tenerife, quindi è stata questa grossa manifestazione e per questo c'è stato il legame da uomini che fanno sesso con altri uomini iniziale che è stata data. Allora, vediamo un attimo le caratteristiche di questa malattia. C'è stato un servizio che è stato fatto, mi sembra, non so, non ricordo che è stato solo 24 ore, che illustra le caratteristiche proprio della malattia e poi continuiamo a parlarne. Allora, abbiamo visto più o meno come si diffonde, però ecco, c'è una cosa. Intanto per incominciamo a sfatare il mito delle scimmie, perché non è contagiato dalla scimmia all'uomo. No, pare fosse un Pare che fosse roditore africano. africano. Ma tipologia di roditore africano, Vabbè, adesso non, 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 non
Non scendiamo nei particolari. Fatto è che, come abbiamo visto da questo servizio che lei opportunamente ha dato da Radio 24, sicuramente le cause possono essere diverse. Vedete, abbiamo fatto vedere diversi aspetti, tra i quali quello delle festicciole, diciamo così, A un Tenerife, po' vabbè. a Tenerife è soltanto uno di quelli, però io penso che a un certo punto un po', no, di pruderie da qualche parte c'è, No, dall'altra allora, parte c'è un po' di moralismo, diciamo una per cosa, cui no, ma a subito, parte subito, quello. ma da quando il mondo è mondo, si è sempre detto, non appena scoppiava qualche pandemia, che era colpa sicuramente dei rapporti Omosessuali. sessuali, no, ma No, io indipendente, però volevo. anche eterosessuali, quindi diciamo che un pochino di moralismo c'è sempre in queste cose qui, e poi, come giustamente hanno detto i nostri due ospiti, poi si fa marcia indietro, si aggiusta il tiro. Sì, però lo volevo inquadrare in un altro modo. Allora, c'è questo contagio tra il roditore e l'uomo. E L'uomo. quindi la maggior parte dei contagi pare che negli anni fossero avvenuti tra il roditore e l'uomo. Sì, perché poi Raramente. vengono mangiati magari non cotti questi animali, Oppure quindi. infettano Oppure magari la roba da mangiare, infettano le cose da o mangiare, capito? perché. Quindi nelle cantine, eccetera. Poi però, diciamo che ogni tanto, con difficoltà, avveniva questo contagio uomo-uomo. Ora, che è successo? Che i contagi sono partiti in Europa da Tenerife, insomma, abbiamo poi vedremo qualche immagine della manifestazione di Tenerife. Però eccolo lì che il contagio uomo-uomo si è accelerato. Quindi, dottor Bono, non sarà questo il primo segnale un po' di, non tanto di allarme, di attenzione rispetto a quello che era prima la malattia? Cioè che l'uomo stia diventando un pochettino più troppo più progressivo di quello Sì, questo induttivamente si può anche pensare. È tuttora difficilmente comprensibile il fatto che non si sia trovato un legame, visto che stiamo parlando anche di persone che si trovano in paesi e in continenti diversi. Sono pochi, sono disseminati, quindi probabilmente c'è qualcosa che sfugge a un criterio interpretativo analogo a quello per il SARS-CoV-2. Non posso fare a meno di pensare che il ruolo dei roditori sia un ruolo particolarmente importante, perché purtroppo abbiamo tutti a che fare con città in cui, per scarsa igiene, per incuria della gestione dei rifiuti, in molti casi si sta elevando la temperatura. Io proprio oggi leggevo qui un articolo in un giornale locale di Roma in cui si denunciava la ricomparsa di vere e proprie colonie di ratti che scorrazzano allegramente per le strade. Beh, noi sappiamo che sono molto implementati alcuni meccanismi di delivery del cibo. No, sappiamo che dal Covid in poi, era precedente al Covid, ma certamente ha avuto un'accelerazione. Ci sono servizi di trasporto del cibo a casa. Questo cibo, in alcuni casi, è cibo che viene cotto e quindi risponde a caratteristiche che anche solo induttivamente possono pensarsi come a rischio. Però ricordiamo che ci sono servizi in cui viene recapitata della spesa, e allora ci sono magari ambienti dove il cibo da trasporto viene conservato in ambienti aperti, nei banconi, ma ci sono anche ambienti dove invece viene conservato in magazzini che sono anche sottoterra, quindi più facilmente oggetto. Questo lo dico perché ho avuto contezza qualche settimana fa in una famiglia che conosco di un bel topolino che improvvisamente è comparso da uno scatolone pieno di cibi che erano stati trasportati nella casa di questa persona, e nel momento in cui sono andati a prendere questa spesa ordinata a distanza, voilà, è uscito questo topolino che se n'è andato in giro per la casa. Quindi questo mutamento di abitudini può essere, secondo me, una spiegazione trattante che possa spiegare perché non c'è questa catena di vicinanza tra queste persone che invece abbiamo avuto modo di vedere, stiamo purtroppo ancora vedendo con il Covid. Allora, questa è una cosa. Allora, il Covid,
probabilmente ha slatentizzato qualcosa che c'era sotto Serendino. E poi una cosa, ma le strutture che abbiamo fatto adesso, non sarà che quelle per il Covid, non sarà che le dobbiamo mantenere attive perché nel futuro sarà quasi una routine dover arginare queste novità infettivologiche? Ne parlavamo qualche tempo fa. Eh sì, io La penso seconda proprio domanda? che bisognerà No, no, l'ho fare chiesto rete al dottor sull'abitudine. Miserendino, l'ho chiesto, dottor Buono. Oh, beh, scusate Lei lo so perché che, no, lo non sono so che lei è abituato d'accordo. alla a Volevo questa sentire situazione. Miserendino che è un po' estraneo al nostro ambiente, insomma, come la vede lui, ecco. Facciamo un Non è po' di coinvolto staffetta, nel senso. emotivamente nella cura studio, ecco, diciamo. No, io la seconda domanda è bella, creare una struttura che finalmente metta al primo posto l'igiene, le emergenze e le emergenze pandemiche. Questo dovrebbe essere un servizio sanitario, questa dovrebbe essere la serie A del servizio sanitario. La serie B, che in realtà è la serie A sempre perché è prevenzione, è la cronicità. Ma cronicità è una prevenzione di riacutizzarsi e poi un'elezione difficile che va inserita attraverso la specialistica in tutto questo flusso. Quindi non la chiamerei Serie B, però la chiamerei insomma una Champions League, un qualcosa di esterno e addentellato. Quindi attenzione che serviranno queste cose qui. Io mi auguro che non servano per il vaiolo delle scimmie, tenendo anche presente che noi non sappiamo cosa succede quando c'è una pandemia nel nostro sistema immunitario. Può anche funzionare tutto, cioè che arriva il virus e cambia completamente i meccanismi di difesa, per cui invece, non lo so, dico alla Miserendino, invece del 4-3-3 si fa il 3-5-2 come sistema immunitario e se si fa il 3-5-2 cambia poi il modo di difendersi rispetto a certe incursioni. E l'incursione in questo caso è l'epatiti e effettivamente Non ho visto. qui ci può essere un qualcosa, l'epatite infantili, per cui il Covid Ma abbia quella poi era un slatentizzato la adenovirus, che suscettibilità. cos'era C'è un concorso con un adenovirus, ma c'era una lo so, specie ma di concomitanza frequente, non frequentissima, con il Covid. E ancora non ci si è smossi da lì. Invece qui è un virus che nasce dai roditori, che sono parenti delle scimmie, perché noi discendiamo più dai roditori che dagli splendidi cavalli alati, dai pipistrelli, eccetera. no, beh, Discendiamo dai certo. toponi. E le scimmie sono nostre cugine, e quindi certe cose ce le prendiamo più facilmente. Però volevo sapere, cioè, vorrei sentire anche il dottor Buono, perché stava dicendo qualcosa, un attimo solo, flash. Sì, no, soltanto che questo mutamento di abitudini che c'è stato rende il ruolo dei roditori più centrale, perché di roditori ne abbiamo un sacco, una sporta in tutte le città, quindi anche da esempi che ho visto, non è così difficile pensare che del cibo contaminato, perché è una cosa che non sapevo, quello che vi ho accennato prima. E mi è stato detto che delle volte questo cibo, quando si fa la spesa da remoto, non proviene, come mi illudevo io che fosse, dai banconi, quelli che noi vediamo. A un certo punto immaginiamo che arrivi qualcuno con la tuta, prenda le cose esposte, le mette in una scatola e le porta via, ma siano stipate in alcuni magazzini. E il fatto stesso che quella persona mi abbia raccontato di questa poco piacevole esperienza con il ratto che stava all'interno dello scatolone della spesa, beh, qualche interrogativo me lo fa venire, onestamente. Poi, ecco, un'altra cosa, e qui adesso la chiedo al dottor Sabatini che è qui a fianco a me, ma abbiamo detto che da una malattia respiratoria esce fuori l'epatite, quindi noi dobbiamo probabilmente ridisegnare qualcosa. Cioè una malattia respiratoria, cioè una trasmissione per via aerea che poi genera un'epatite? Capito? E quindi attenzione perché Se bisogna rivedere un po' di cose, dottor perché Pirro, il di nostro solito era l'epatite uguale, no? Alimentare o e qui invece certo, però cambiamo, eh? se il nostro regista ci rimette un attimo la slide, quella del Corriere, quell'immagine dell'articolo del Il Corriere giornale, della Sera, sì. il Corriere della Sera, eccolo qua. Quello che a me pre mi preoccupa è quello che non sappiamo rispetto a cosa noi sappiamo. Quindi c'è tanto, tanto che noi non sappiamo. Quindi, probabilmente, come dice il dottor Miserendino, ci sono sicuramente dei meccanismi che noi non conosciamo, dei cambi di modulo di gioco
che ci prendono alla sprovvista perché noi non abbiamo i giocatori adatti per fare 4-3-1-2 piuttosto che un'altra, è simpatica la similitudine. Quindi mi preoccupa molto la nostra ignoranza, nel senso di proprio non sapere quello che succede. Quindi andiamo brancolando per il buio, ce la prendiamo con i gay, magari poracci, quelli non c'entrano niente. Perché si è poi visto che casi dei vengono da UK non venivano dalle isole dove c'è stata questa manifestazione che abbiamo poi visto lì nel video e quindi io sono molto preoccupato di quello che non sappiamo, quindi dire da un'infezione respiratoria si passa a un'epatite, com'è il passo? Non so proprio come e temo che sarà anche difficile scoprirlo perché se ad ogni cosa ci aggiungiamo delle complicazioni perché veramente adesso abbiamo i roditori, le scimmie, i pangolini, i pipistrelli. Eh beh, allora conviene con me che tutto ciò che è stato fatto in un regime emergenziale deve essere portato in un regime non emergenziale, ma un regime di routine, perché ovviamente ogni tanto può uscire una cosa del genere. Noi, allora, se esce per dire l'influenza del pollo afgano che colpisce l'uomo, in quel caso noi abbiamo già la struttura che riesce a limitare, a fare, a testare, e limita, perché a questo punto questo ci ha insegnato il coronavirus, che noi non possiamo stare tranquilli che non sia cambiato qualche cosa, forse No, questa è anche la. tant'è vero che gli studiosi si stanno muovendo a velocità, diciamo, non pari a quella del virus, ma abbastanza importante a fare delle contromisure. E così come ci saranno delle contromisure anche per questo vaiolo delle scimmie, così chiamato, monkeys, come si chiama? Monkeys, È un nome inglese, virus, non mi ricordo in inglese, muoio su me in stesso se inglese dovessi inglese io. Sono incapacissimo da quel punto di vista. No, Però ecco, però allora sicuramente. concludiamo un po' con questo. Allora, se noi dobbiamo, intanto il consiglio è quello ai cittadini di fare attenzione alle eruzioni varicello-simili, insomma, quindi rivolgersi al medico perché può essere per la diagnosi differenziale tra varicella e vaiolo delle scimmie. E va bene. I casi ancora sono molto limitati e ovviamente c'è una limitazione, però ricordiamoci sempre che se c'è un caso, ovviamente va isolato quel caso e i medici già sanno quello che devono fare e vanno ovviamente messi in quarantena tutti coloro che sono venuti a contatto con questo caso. Un'altra cosa importante è che c'è un'incubazione molto lunga, 15-20 giorni. Quindi adesso gli effetti di quello che è successo a Tenerife, reali, reali, non li sapremo tra i primi di giugno. E Quindi quando allora, c'è ma l'incubazione lunga, quella è la cosa che mi preoccupa di però più. queste persone che sono tornate da Tenerife hanno scatenato il panico, no? Non è che sono state a Tenerife un mese fa, ci sono state 10 giorni fa, No, 15 giorni fa. però no, loro sono andati a Tenerife e difatti la manifestazione mica c'è stata ieri, sono 10, 12, 13 giorni dopo, infatti sono scoppiati Però questi cerchiamo casi. di essere ottimisti. Allora, Ora, sta malattia pare che tenda a guarire da sola. ecco, questo volevo dire, insomma. No, no, prego, prego, tu No, sapete che volevo dire, guarisce, che non non c'è. lascia reliquati. L'unica cosa sono, come dicevamo prima, ipotizzavamo prima i bambini perché non essendo vaccinati, non hanno nel loro sistema immunitario giovane, ma così diciamo foltissimo, non hanno gli anticorpi di questo tipo di malattia che invece noi dobbiamo avere. Poi, ritornando al discorso se gli anticorpi durano tutta la vita oppure no, chi lo sa. Certamente le ipotesi sono tante. Cerchiamo sicuramente, come dire, di valutare come caso sospetto qualunque forma varicelloide forme o che somiglia a varicella, quindi qualunque malattia con delle vescicole, con del liquido, cercare di non toccarle e segnalarlo e poi Ecco, se saranno da un lato c'è i. la questione che malattia non ha, dall'altro lato c'è la malattia che è meno complicata e complessa, e poi questo virus muta molto poco, diciamo, muta pochissimo. Allora, ci fermiamo e poi affrontiamo il tema della pandemia, perché giustamente anche quella rimane, no? Anche se sta in una fase un pochettino di effervescenza. Linea regia.
Allora, 220.101 tamponi, 22.428 casi, 114 decessi, però siamo 15, in un negativo di 15 sulle terapie intensive, un negativo di 271 sui ricoverati con sintomi. Andiamo a vedere poi il grafico per vedere la discesa. Allora, a voi, al dottor Buono, iniziamo, incomincia la stagione estiva. E quindi quel picchetto comincia a scendere, cambio d'abitudini di vita. Sì, il picco scende perché evidentemente c'è un effetto disturbante del clima e scende con una pendenza che sarà variabile a quello che fa un po' da contraltare, che è la voglia di vedersi, la voglia di riunirsi, la voglia di festeggiare. Ci sono tante cose che finisce l'anno scolastico, finiscono anche i corsi universitari, da un Sì, lato, con da gli un scudetti. altro lato. Ecco, sì, c'è chi vince gli scudetti, c'è chi Li perde. forse potrebbe vincere una coppa, insomma ci sono Dottor Buono, tante, c'è chi li tante. perde convinto di averli già vinti. Ci sono Beh, dei sì, ci cugini sono, che ecco, stanno nella vabbè, nostra lasciamo stessa stare, per città. favore, No, persone, sì, che cambiano prospettiva nel tant'è corso che il dottor dell'anno, diciamo Miserendino ha così. trovato un soprannome per un nostro ex giocatore che mi è piaciuto moltissimo. Dopo lei lo deve dire perché è troppo bello, eh. Vabbè, rinviamo a dopo, se no poi alla fine qui cominciamo, non finiamo più. Io continuerei a parlare di calcio per altre 3 ore, perché poi così è. Allora, dottor Buono, stava dicendo. Sì, che quindi ci sono tutta una serie di fattori, alcuni che favorirebbero teoricamente gli incontri e la promiscuità, intendiamoci proprio anche la promiscuità gioiosa del festeggiare assieme, e altre che indubitabilmente ostacolano, come dicevamo, la temperatura, l'utilizzo prevalente degli ambienti aperti, questo va invece a favore di una certa diluizione, resta il problema secondo me, insoluto, lo dicevo già la settimana scorsa, è forse destinato a rimanere tale, di questa invece costante verificarsi di decessi, alla luce anche del fatto che questi decessi, io continuo a dire, devono essere in qualche modo alimentati almeno in parte da ricoveri. E qui ho poche notizie di ricoveri, tutto sommato, e guardi che ultimamente ho avuto proprio modo di constatare persone anche ultra novantenni che lo hanno contratto, persone vaccinate certamente, ma che lo hanno avuto anche dopo la terza vaccinazione, che hanno magari malattie importanti e terapie parimenti importanti. Li ho visti al momento e toccando ferro tutti uscire benissimo. Non conto un ricovero da tantissimo tempo, ma io sono una goccia nel mare. Se però sento altri 10, 20 o 30 colleghi che hanno gli assistiti con io, beh sì, è sempre poco rispetto al mare, però magari un secchiello e qualcosina in più. E quindi quello resta un mistero, non lo vorrei definire affascinante perché non è affascinante la morte, assolutamente, però di cui vorrei avere una qualche spiegazione di come Comunque, sia dottor Buono, possibile sta aumentando, questo. perlomeno per quanto riguarda i miei assistiti, l'utilizzo di farmaci antivirali che vengono dispensati con molta più facilità. Una mia Sì. paziente, anzi due miei pazienti, abbiamo fatto la domanda, meno di 24 ore sono stati chiamati e gli è stato distribuito il Paxlovid, tanto ormai lo diciamo, il nome commerciale, non succede nulla. E questo sicuramente è un utore rearma, ne abbiamo sempre detto che non si può soltanto prevenire, ma bisogna anche curare. Allora, io Però, scusi, dottor Piero, prego. è diminuita comunque il tasso di positività, perché una settimana fa Sì. era 11,51, adesso siamo al 10,19. Ecco, quello che volevo dire, eccolo qui il tasso di positività, che finalmente sta scendendo. E allora, dottor Miserendino, scende il tasso di positività, scende tutto quanto, 114 morti, quelli ci stanno sempre. Saranno le terapie intensive che si vuotano, qui in fondo siamo a meno 15 terapie intensive, meno 14, meno 272. Da dove provengono? Perché qui ce ne stanno sempre 114, sempre sopra 100 stiamo. Ma questo è un mistero incredibile, perché dovremmo dire con gli antivirali erano 130 e diventano 100 i morti. I
invece sono 115-120, cioè 20 non si fa sto discorso. Sì, è vero, però tutto sommato il problema è che è come se venissimo sempre da i potenziali 150 morti e sono diminuiti. Insomma, è come se ci fosse uno zoccolo duro di mortalità. E perché c'è questo zoccolo duro? Io sento, a differenza parziale del dottor Buono, riferire di ricoveri ospedalieri, soprattutto cardiovascolari, pazienti cardiovascolari, infarto in atto, eccetera, con la febbre, spesso. Allora, questo tema è abbastanza da concomitanza con una grave malattia, un grave episodio, una grave sindrome della febbre che potrebbe o essere Covid o un pochino pensar male, meglio non indovinarci, però insomma, pensar male succede, Che si apre. potrebbe non essere Covid ma essere in qualche modo messa al repertorio come una febbre contagiosa per qualche sintomo tipo tosse, eccetera, pazienti fortemente scompensati con una febbre, è sempre un qualcosa che fa pensare, il tampone dovrebbe essere positivo, però in un contesto di tamponi positivi, se scappa un format, potrebbe succedere, insomma, questo però è un pensar male che non porta a nessuna parte, è un tentativo Certo, di darsi una capisco. risposta. Vediamo un attimo i terapie intensive, un attimo avanti la terapia intensiva di nuovo, così riesco magari a vederla nel contesto anche rapportata eventualmente all'anno precedente, perché noi dobbiamo anche andare a capire che l'anno precedente, noi ci stiamo secondo me ci stiamo avviando verso un periodo sovrapponibile. Qui, eccolo qui, poi in effetti sì, un periodo sovrapponibile che noi possiamo intercettare anche con l'anno intorno al 1° luglio, ecco, che dovrebbero equipararsi le due stagioni tra quella di passata e quella di adesso, dottor Sabatini. Però Eccolo qua, c'è comunque un dato come se il che 1° luglio fosse una linea sì, ma Maginot che dà le stesse. Se, risiamo al punto di partenza dell'anno scorso. questo per non saperne leggere e scrivere, sicuramente è caldo, ormai c'è questo rapporto ormai abbastanza chiaro. Ma un'altra osservazione mi viene da fare, in questi ultimi giorni, al di là delle partite che ci sono state a Milano col Milan o a Reggio Emilia, ci sono stati anche a San Siro due eventi di Vasco Rossi, se non sbaglio, che hanno unito 150.000 persone, che stavano effettivamente molto 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 attaccate. E questo praticamente potrebbe non portare ad un aumento dei casi. Quindi evidentemente il paradigma di questa malattia sta un pochino cambiando, perché l'anno scorso noi eventi di stadio, Non le potevamo no, fare. l'ippodromo di San Siro, 150.000 persone, mi pare che non c'è stato, cinema, teatri e tutti gli eventi anche musicali che vengono fatti con numero di persone decisamente inferiore dicono strapieni sold out anche questa sera a Roma, poi lo vedremo dopo la fine della partita, ci stanno, mi pare, allo Stadio Olimpico 65, dicevano, 1.000 persone che assistono alla partita sul grande schermo, mentre la partita c'è a Tirana. Quindi sicuramente c'è qualcosa che sta cambiando e sta cambiando forse in meglio. Non so che ne pensate, Mauro e Francesco. Allora, no, non lo so, allora, dottor. No, una cosa che dobbiamo. Stavo guardando una messaggistica che mi è arrivata. Allora, sarà cambiato qualcosa. Noi veniamo però da un periodo dove il nostro organismo è stato colpito, ricolpito e stracolpito. Quindi abbiamo avuto le ricadute e le reinfezioni, più le vaccinazioni. Non sarà stato questo che ha dato una protezione dal punto di vista della possibilità di tenere 100.000 persone in uno stadio. Ecco, dottor Misereddine.
È possibile, però c'è anche un'altra cosa, ci sono dei misteri in queste curve. Io stavo guardando quel gonfiarsi improvviso delle terapie intensive verso maggio dell'anno scorso. Ci sono delle cose per cui, ecco, sì, verso marzo-aprile dell'anno scorso. Ecco, le ondate, allora c'era stata la prima vaccinazione, ma non c'erano i coperti. Adesso ci sono i coperti. Qui abbiamo delle risposte che se non spie le spieghiamo con la vaccinazione non le possiamo spiegare. Quindi tutto sommato è probabile che oggi si possa veramente uscire grazie al fatto che si è vaccinati o si è presa l'infezione. Insomma, come dice lei, l'unica cosa è capire se l'umore della popolazione sta con l'umore del virus, cioè di autunno, quando avremo di nuovo la ripresa, l'impennata, se abbiamo una gobba che cresce delle terapie intensive, avremo un mood per cui dovremo correre verso la vaccinazione, eccetera, oppure effettivamente, come la prenderei? Perché il problema è che probabilmente la malattia si è leggermente degradata come, da tsunami a uragano, tempesta normale. Però bisogna vedere se il nostro mood rispetto alle malattie si è degradato oppure queste curve qui cominceranno a influenzare i nostri comportamenti e quelli dei decisori. E noi li avalleremo perché effettivamente siamo scottati, nonostante il fatto che siamo vaccinati. E quindi, dottor Buono, quindi potrebbe essere una questione di una specie di effetto gregge che si sta innescando, punto interrogativo, però questo noi non lo possiamo vedere adesso, lo dovremo vedere No, probabilmente a settembre, perché sennò. certo, noi non possiamo che auspicarlo, deve passare del tempo perché già 2 volte abbiamo visto questo calo. Io ricordo addirittura nel 20 ero in montagna e psicologicamente, da quello che leggevo, dicevo va bene questa cosa. Avevamo detto che sarebbe finita a maggio, in realtà è arrivata fino a luglio, agosto, ecco, qualche mese di ritardo, ne siamo fuori, meno male, è tutto un brutto ricordo. Io questo voglio auspicarlo, quindi che ci sia l'endemizzazione, lo auspico, che questo possa avere una qualche motivazione scientifica in astratto, posso pure ipotizzarlo per tanti motivi, per reciproco adattamento, per aumento delle difese immunitarie, per miglioramento di alcune cautele. Ricordiamoci che qui siamo stati allegramente all'inizio mesi e mesi in cui andava con la mascherina e facciamoci anche un attimo un esame di coscienza tutti, era guardato in modo così un po' strano, come una persona che voleva, che dava un'immagine anche negativa del nostro paese. Tutto quanto questo ormai è alle spalle. Probabilmente abbiamo imparato che con questo virus probabilmente bisognerà conviverci, ma sarà soltanto settembre e ancora di più ottobre il banco di prova in merito alla temibile complicanza delle broncopolmoniti interstiziali bilaterali, che sono quelle che hanno poi innescato quelle fasi di invasione di tempesta citochimica o altro, che hanno avuto esiti spesso inesorabili a dispetto di trattamenti, a dispetto di ventilazioni dove è stato possibile farle in modo invasivo e continuo. Insomma, noi speriamo ovviamente che tutto questo non lo possiamo vedere più. Adesso possiamo soltanto auspicarlo. C'è motivo di doverlo pensare, ma noi sappiamo che nel mondo scientifico pensare, ipotizzare, significa avere dei sospetti, sia pur positivi. Poi ci vogliono le prove. Le prove è presto per poterle avere. Vabbè, allora, un'altra cosa, chiudiamo con l'argomento e poi passiamo alla questione della violenza dei medici, perché insomma lo riaffrontiamo di nuovo quello che abbiamo affrontato la settimana scorsa. Dobbiamo ricordare questo, che a parte che il decreto di riapertura è stato pubblicato in Gazzetta, quindi l'eliminazione del certificato della didattica digitale è diventato ufficiale, quindi di conseguenza e anche altre misure, insomma, però quella che aveva creato un po' più di problemi era quella dell'obbligo vaccinale. Ora, al di là, per quanto riguarda i sanitari, non soltanto i medici, ma tutti i sanitari, allora diciamo che l'obbligo è stato esteso fino al 31 dicembre del 2022. Poi, per quanto riguarda poi le sospensioni, se uno non si vaccinava,
È stato anche introdotto un altro caso che non era stato introdotto, quello che il sanitario venga colpito dal coronavirus e quindi ovviamente si immunizzi attraverso la malattia e quindi di conseguenza È come se fosse è come se si vaccinato. fosse vaccinato, cosa che prima non c'era e che sta Diciamo, creando problemi, l'hanno un insomma. pochino semplificata, anche perché in questo modo riabiliti tutti quelli che per un motivo o per l'altro non si sono voluti vaccinare. Adesso non è che possiamo fare la lotta, cioè la caccia alle streghe sul Novax. Molti dei Novax purtroppo non ce l'hanno fatta, molti altri ce l'hanno fatta Ma non è una e questione di bene Novax, così. perché se uno lavorava e si era fatto la prima dose, lavorato e lavorando Ma si è no, ma io infettato, non è che si in può questi giorni penalizzare, c'ho insomma, tanti no? casi di gente, no, oggi due, di non vaccinati assolutamente, che hanno preso la malattia, devo dire, in maniera leggera. Allora, il 5 agosto, 6 agosto del 2020, veniva approvata una legge per la sicurezza dei medici, con pene severe fino a 16 anni. Allora, da quel momento in poi, a quanto pare e dagli studi che abbiamo fatto e verificato, gli episodi di violenza non sono minimamente diminuiti, ma sono Abbiamo, mi pare, aumentati. anche una Sì. diapositiva che riguarda gli articoli dei giornali di quel Sì, periodo. era proprio quell'articolo, Dovrebbe essere. eccolo qua, questo era Eccola qua, settembre del 2020, approvata la legge, 2020. eccetera. Qui avevano introdotto pene più severe, no? E ovviamente non avevano introdotto la procedibilità d'ufficio, mi sembra, quindi c'era stato un po' un dibattito su questo e tutti dissero allegramente e felicemente che era stato risolto il problema. Però, se al tempo erano l'80% i casi che non venivano denunciati, Ah, ovviamente no, adesso c'è sono il infatti, 79%. infatti uno studio non accreditato, ma comunque che dice che per ogni caso denunciato ce ne sono almeno 5 non denunciati per paura di ritorsioni e quant'altro. Siamo alle solite, fin tanto che non ci sarà la denuncia d'ufficio, molta gente continuerà ad essere malmenata, offesa, aggredita e non succederà assolutamente niente, come il caso del nostro collega Della campagna, sì. Andiamo della Campania che è stato aggredito qualche giorno fa. a vedere cosa è successo, poi ne parliamo. Purtroppo mercoledì sera alle 8 a Melito, dove sono titolare, mi attendeva un paziente che in questi ultimi mesi era una faccia nota perché gli abbiamo fatto tante e tante volte dei certificati di malattia. Non ho avuto proprio la possibilità legale di emettergli questo certificato, per cui al mio diniego ha cominciato, vabbè, a insultarmi, ha cominciato a aizzarmi contro la moglie, ha preso la scrivania e me la voleva lanciare, anche io ho cominciato a filmare queste cose con il mio telefonino. Poche decine di secondi ha preso il mio cellulare e lo ha scaraventato a terra fuori dalla guardia medica. L'ho corso fuori dalla guardia per cercare di afferrarglielo dalle mani e lui lo ha buttato alle mie spalle. Nel momento in cui mi sono chinato per raccoglierlo, mi ha dato un colpo in testa con qualcosa che aveva in mano e mi ha spaccato la testa. Io ho cominciato a vedere sangue che scendeva e sono stati momenti più brutti, veramente, perché non sapevo se fosse una cosa del cuoio capelluto o più profonda. Sono stato denunciato, anche se la denuncia formale la devo ancora completare perché mi mancava il referto dell'ospedale. Dopo il racconto ai carabinieri, il 118 mi ha accompagnato all'ospedale di Giugliano. La cosa incredibile è che l'ospedale di Giugliano c'era questo signore, se posso chiamarlo tale, con la moglie, che si facevano refertare perché aggrediti da un medico di guardia medica. Ciò che non viene perdonato a un medico è un certificato falso. Io, se giustifico alle 8 di sera qualcuno che alle 10 di mattina doveva lavorare e semmai ha fatto altro, sono giustamente perseguibile. Quindi non avrei potuto fare altro che rifiutarmi di fare un atto medico che non mi era consentito. Allora, al dottor Buono, va, gli chiedo questo qui, poi, perché poi con Mauro Misericordio vuole affrontare un altro argomento sulla reale sicurezza di alcuni presidi sanitari. E dottor Buono, tante parole per nulla. Tante parole per arrivare come al solito che c'è chi pensa che va dal medico, è un suo diritto
avere un certificato vero attestante il falso, quindi un falso ideologico, è considerata una cosa normale. Qui tutto il nostro Stato dovrebbe fare una grossissima riflessione sui certificati di malattia, ma questo per il momento lo vorrei mettere da parte. Credo che sia opportuno che chi va in un contesto, specie di pronto soccorso o comunque di urgenza emergenza, sappia che rischia. E mi dispiace di dire quello che sto dicendo, ma nel mio passato, anch'io, come tutti, ho fatto le mie esperienze, sono stato in pronto soccorso. Beh, mi spiace doverlo dire, qualche volta l'ho fatto portandomi una pistola, regolarmente denunciata e con il porto d'armi al seguito. E, mi dispiace molto dire quello che sto per dire, ma bisogna difendersi. Per cui, se qualcuno, nei rispetti della legge, non è in grado di poter garantire o per omissioni normative, o per insufficienza più o meno giustificabile, eccetera, eccetera. Beh, insomma, chi si rivolge deve sapere che può rischiare qualcosa. E qui mi fermo, perché è un argomento su cui sono estremamente, più che amareggiato, direi veramente adirato. E quello che ho sentito adesso mi indigna come appartenente a questo Stato, mi indigna come medico che deve sentirsi addirittura estorcere un ennesimo certificato quando non ce ne sono i presupposti, perché non si vuole affrontare globalmente in un certo modo il discorso dei certificati e perché esiste ovunque una tolleranza verso questo tipo di atteggiamento, una tolleranza verso i certificati di comodo, una tolleranza perché sono pezzi di carta, perché tanto a rischiare è chi li firma. Come giustamente ha detto quel collega, non è indolore per un medico, al di là poi dei suoi convincimenti etici e morali, fare un certificato vero attestante il falso, perché i rischi ci sono, le pene ci sono. E però il medico è sempre quello forte, è sempre quello che è un privilegiato perché ha potuto studiare, perché ha potuto E quindi laurearsi, niente, quindi e il povero tanto. cittadino addirittura lo va a denunciare perché magari nel mentre lanciava il telefonino per terra, si è sgraffiato perché forse c'era un vetrino che non era perfettamente liscio e quindi lo va e trova pure chi dirà poveraccio. Poi sappiamo che in certe zone la sceneggiata è all'ordine del giorno e questo è un paese pieno di gente che fa sceneggiate, di E persone quindi. che lo fanno di professione e questo francamente mi dà molto Sì, però molto fastidio. io, questo è ovvio perché l'abbiamo detto tante volte, io voglio affrontare anche un'altra cosa. Allora, mi sembra che sarà a Montefiore, a Gorizia, no? Questo con Miserendino lo voglio affrontare così. A Gorizia hanno messo la continuità assistenziale come. C'è Miserendino collegato, sì. Allora, Cola, no. No, eccola, no, perché non lo vedo, perché cioè, ho hanno visto dato in all'iniziale. appalto a No, una allora, società esterna Serna, alla che è Monte continuità Fiascone, ecco, dal Monte assistenziale Fiascone mi Monte sembra, Falcone. Monte Non Falcone, Falcone. sì, è Monte Falcone, hanno dato in appalto ad una società esterna alla continuità assistenziale, va bene, ecco. E quello lì è una decisione presa da una regione, giusta, non giusta, giustamente. La finge continuità assistenziale si arrabbia, fa una comunicazione, chiederemo gli atti, eccetera, eccetera. E fin qui è tutto regolare perché giustamente loro lo fanno, la federazione si arrabbia e quindi ci sta questo contenzioso che, a livello locale. Però nelle comunicazioni io ho letto una cosa, che andranno a verificare se i locali che erano stati assegnati a questo appaltatore erano idonei per poter visitare le persone. Allora, qui mi viene un dubbio. Allora, la continuità assistenziale è nata come il tampone notturno che quando uno sta male va a casa e visita le persone. Si è trasformata in mini ambulatori. Allora, non sarà qui il problema che o si parla di una sede che serve per rispondere al telefono come il 1978, oppure si parla di una sede che è diventata ambulatorio e allora però ha caratteristiche completamente differenti? Questo è il mio dubbio. Beh, è una bella domanda anche questa, nel senso che la guardia medica nasce, perché si chiamava guardia medica, come servizio
spesso itinerante. La sede di Guardia Medica in realtà è una delle situazioni che possono in qualche modo, come dire, la sede aperta è una di quelle situazioni che possono o meno esserci. Cioè, io ad esempio in Lombardia, sedi aperte dalle mie parti a Milano, non è che sono come dei fari intermittenti, per cui vicino a me ce n'è una, però aveva dei determinati orari di apertura. Non sono dei punti di riferimento, ci sono dei posti dove sono dei punti di riferimento. Monfalcone ha i cantieri, ha molte persone che lavorano ai cantieri e non sono italiane. Non è una guardia turistica, chiaramente, ma è una guardia che può servire a persone che non sono coperte dal nostro Servizio Sanitario Nazionale. Il problema però della fatiscenza dei locali è altra cosa. Io non lo conosco, devo accertarmi perché anche a me interessa questo tema giornalisticamente e vorrei un po' capire. Devo anche pensare che ci sia, come dire, un problema a monte, e cioè non hanno trovato, non solo non hanno dato una buona offerta se non ci sono degli elementi, degli strumenti per tutelare il medico dall'andirivieni di persone sconosciute, possono essere malintenzionate e quindi non ci vuole andare nessuno. Non hanno trovato nessuno però nelle graduatorie, non hanno trovato dei bandi efficienti, non hanno trovato proprio niente e nessuno. Siccome lo stesso problema era successo nell'ospedale, so che era successo a livello di copertura di turni in ospedale, e c'è sta invalendo questa abitudine di rivolgersi a esternalizzazioni per la copertura di servizi di guardia medica notturna negli ospedali. Se fa match l'assenza di medici che fanno guardia medica in ospedale con quella che li fanno nel territorio, è chiaro che poi si rivolgono per il territorio alla cooperativa allo stesso modo e allo stesso titolo. Giusto andare a vedere se non c'erano alternative. Reali alternative, questo sì. Esatto, altrettanto giusto però andare a capire se la postazione di Monfalcone sia fatiscente come quelle censite in Abruzzo, che sono altrettanto utili per una zona spopolata, forse ancora di più, ma erano veramente messe male alcune, oppure effettivamente la fatiscenza sia relativa al contesto, perché tutto sommato, diciamo che sono sedi E allora molto la frequentate. chiudiamo così, nel senso con andare a fare una ricerca. È giusto, alla luce poi ovviamente c'è il ruolo unico, quindi i medici non sono più medici famiglia, medici CA, eccetera, quindi alla luce di questo mantenere delle sedi di continuità assistenziale che ogni tanto per buon cuore fanno venire le persone, oppure non è il caso di normare la cosa. E dire sì, va bene, c'è una sede di continuità assistenziale, però è un ambulatorio di continuità assistenziale e questo, come tale ambulatorio ha delle caratteristiche e non ha più il matto che entra e spacca la testa a quello perché ci sta il vigilante fuori, perché come quello gli alza la voce viene portato via da due infermieri e viene messo in mezzo alla strada. Allora non sarà il caso di fare un discorso del genere? Punto interrogativo. Direi proprio di sì, La lasciamo così perché stasera e l'andremo ad analizzare, va bene? E mentre Mauro si cambia, come ha promesso Ecco, che ritorna in farà, studio, ritorna in studio perché il dottor Misolendino deve farci vedere una vi cosa. volevo Ecco. salutare con la mia solita frase, che però stavolta è doppia, una frase, una parte di Ippocrate, dico poco, e la finale è mia. Allora, Ippocrate diceva: in qualsiasi casa andrò o vi entrerò per il sollievo dei malati, e mi asterrò da ogni offesa e danno volontario, e fra l'altro da ogni azione corruttrice sul corpo delle donne e degli uomini liberi e schiavi. Quindi, come dire, il medico è una missione. Però aggiungo io, ma quando è troppo, è troppo. In effetti, quando è troppo, e ovviamente il rischio, c'è un rischio, insomma, di poter, ovviamente, dottor Oh, Miserendino, a lei la parola perché alla deve dire faccia qualche del. cosa. E com'è che dice il mio amico che non è Milano Milan, ma Italia è Milan, però non rovescio il PC, non rovescio il tavolo come ha fatto Ibra. Però com'è quel giocatore che era nostro del passato dall'altra parte? Io il turco non lo so pronunciare bene, è Çapanoglu. Çapanoglu, è vero, Çapanoglu. Çapanoglu. È andato dall'altra parte di Milano per cercare di vincere. Çapanoglu, bello, mi piace molto. Speriamo, insomma, che
Infatti, il Milan ha vinto lo scudetto. Dottor Vicendi, essendo del Milan, ha la maglietta ufficiale del Milan. Quella è la maglietta ufficiale del. Ah no, Con maglietta ufficiale scritto dietro sciarpa. Miserendino, Eh? con scritto dietro Miserendino. Ma dietro c'è scritto Aspetti, proprio Miserendino, c'è vedi, c'è scritto? scritto Maurino. Maurino. Maurino, sì, Maurino Maurino. è lo so, è lo Che pseudonimo. poi potrebbe essere Maurigno, visto che sono tutti Esatto. brasiliani. La diamo sul brasiliano, Maurigno. Maurigno. Un nome Miserendino, Comunque, Maurigno. diciamo da una che Çalhanoğlu sicuramente non è nei cuori dei rossoneri, è un campione. Questo sì, Ma però sì, ha noi sbagliato, siamo sportivi. diciamo, il Ha sbagliato le traffico. scelte, E allora il prossimo anno Champions League per il dottor Miserendino, che sarà ogni mercoledì impegnato, insomma, per vedere le Testa di partite. serie. E testa di serie, fra parentesi, anche perché insomma il ranking UEFA è male. Dottor Buono, allora un saluto a dottor Miserendino in Milano. Dottor Buono, la prossima settimana ci vediamo qui, insomma, perlomeno, spero. Sicuramente ci sarà una viabilità migliore. E comunque è stato piacevole stare con voi anche questa sera, anche in questo insolito Anche collegamento a esterno. distanza. Anche a Vabbè, distanza, per cui stato si buon vede proseguimento di serata a che da tutti. casa si partecipa come se fossi qua. E Sì, in fondo sì, poi Mauro bisogna da solo Milano si sente vicino, calibrare un insomma, po'. rispetto a. Allentiamo le Certo. distanze, no? Esatto, E poi si avvicina esattamente. l'estate, che noi dovremmo andare il calzino di Donnarumma, ma no. Però la maglietta diciamo, di Mourinho la vogliamo vedere di persona, insomma, dai. Io gli porto il ciak e Beh, lui mi io porta la maglietta. sicuramente ci ricapito. Quando ci ricapita? Beh, voi vi siete visti e vi siete presi Pronto? pure qualcosa, mi sembra, al bar, Sì, certamente, eh? Ho ma io ci visto foto ricapito, di certo. birre, Birra improbabile che scozzese. vada io. Libagioni. Un saluto a tutte e due. Arrivederci. Un saluto Arrivederci a da Badin. Ficcanaso. Io la mia frase ormai l'ho detta, l'ho finito quando ce l'ho, ce l'ho. E quindi un saluto a tutti e alla prossima puntata. Arrivederci. Allora, buonanotte a tutti, ci vediamo tra qualche minuto in replica. Diamo appuntamento alla settimana prossima con la nostra sanità. Sigla.